Buonasera. Buonasera. Mi tolgo brevemente la maschera perché siamo distanziati. Prosegue oggi questa nostra nuova iniziativa che, di colloquio tra un curatore delle gallerie dell'Accademia e un ospite. Oggi abbiamo Olivier Dessat e il titolo è Le gallerie incontrano. L'altra settimana c'è stata una bellissima dialogo tra la vice direttrice Roberta Battaglia e Rosella Lauber, che hanno parlato del dipinto che ospitiamo del Museo di Vienna, del Kunsthistorische, il Bravo di Tiziano, che è di sopra nelle sale. È stata molto molto densa, molto interessante. E questo nuovo formato, che dovrebbe essere un dialogo tra un curatore delle sezioni e un ospite su temi, diciamo, legati al patrimonio di questo museo. Io mi devo scusare con voi perché oggi non sarei dovuto essere io a dialogare, ma la responsabile del gabinetto dei disegni, Valeria Poletto, che naturalmente ne sa molto più di me, ha curato insieme alla nostra ex collega la mostra su Leonardo da Vinci. Quindi ecco, io sono un po' un intruso in questa conversazione. Quindi, mi scuso, ma purtroppo la collega ha avuto un grave problema di famiglia, quindi nell'abbracciarci a lei per questa situazione difficile mi trovo io qui a sostituirla indegnamente. Ma lo faccio con molto piacere perché abbiamo un nuovo amico, Olivier Lexa, spero che diventi appunto un nuovo amico delle Gallerie dell'Accademia. Ci piace, come dire, avviare un dialogo più informale possibile. Cerchiamo, compatibilmente con le mie conoscenze, di cercare di dialogare. Ma insomma, dialoghiamo anche con voi, anche Annalisa, se ha voglia di dire qualche cosa, lo facciamo con piacere. Presento il nostro ospite, ma credo che tutti voi già lo conoscete. Si tratta ovviamente di un generale del Palazzetto Bruzzani, sempre di musique romantique française, scusate l'accento, fino al 2010. Crea nel 2011 il Venetian Center for Baroque Music, di cui è direttore artistico fino al 2017, sotto la presidenza di Jordi Savall, regista di teatro e di opera, sia teatro La Fenice che in altri importanti teatri. Poi drammaturgo anche al Teatro della Scala. Autore specializzato nella storia e nella filosofia dell'opera, ha pubblicato ben 8 libri, tra cui la prima biografia di Francesco Cavalli. Ha collaborato anche con artisti francesi nel padiglione della Biennale di Venezia, Christian Boltanski e Xavier Lelanne. Olivier Lexa, attualmente curatore dei programmi culturali del Museo Nazionale Romano, collabora anche con l'Istituto Nazionale del Dramma Antico a Siracusa, dove firmerà la regia di un nuovo allestimento della Fedra di Seneca nel 2022. Dunque ha un'esperienza molto varia e oggi ci parla di un tema di grandissimo interesse. Mi verrebbe quindi quasi naturale chiedergli, visto che, come dire, l'immagine che abbiamo di Leonardo è quella sostanzialmente di un grande artista, di un grande ricercatore, di un grande scienziato, forse meno, sicuramente meno a me, ma credo che sia questo un tema totalmente nuovo, l'associamo meno all'opera e quindi la prima domanda è questa: come è nata la sua ricerca e come si è sviluppata, perché è partita da questo tema. Grazie, grazie per l'introduzione, direttore. Accolgo con gioia e onore l'offerta di amicizia che mi emoziona. Vivo e lavoro a Venezia da 12 anni e infatti è la prima volta che ho l'occasione di collaborare con le gallerie dell'Accademia. Grazie a lei, grazie alla signora Valeria Poletto, che saluto e un pensiero per lei che non ha un problema. E dunque grazie di questa iniziativa. Allora, come è cominciata questa avventura attorno agli spettacoli lirici di Leonardo da Vinci?
In realtà parte da Venezia, perché dunque, come l'ha detto in poche parole, ho avuto l'occasione di lavorare sul repertorio lirico veneziano, su diciamo la nascita dell'opera pubblica, dopo aver lavorato a Parigi, a Versailles, al Centre de Musique Baroque de Versailles, per anni sul repertorio barocco francese, dunque sempre nell'ambito dell'opera lirica. Poi, come l'ha detto, sono arrivato a Venezia per lavorare sulla storia dell'opera francese nell'Ottocento, anche a Venezia. Dopodiché ho avuto l'occasione di approfondire, diciamo, di risalire il tempo, per sempre trovare da dove viene l'opera. E dunque ho scritto due saggi sulla nascita dell'opera veneziana, che è un altro atto di nascita dopo quello del 400 di cui parleremo stasera. Infatti a Venezia, come tutti lo sanno, credo, per la prima volta nella storia dell'umanità, un teatro ha aperto il pubblico pagante per spettacoli musicali, e dunque l'opera pubblica è nata a Venezia nel 1637 con l'Andromeda di Ferrari e Manelli, che è un'avventura molto bella da raccontare. Ecco, non Poi devo stare attento a non partire su questo argomento, se no non mi fermo. Dunque, stavo risalendo il tempo verso il 500 e verso l'origine degli spettacoli lirici veneziani nel 500, per cui ho fatto una ricerca approfondita alla biblioteca della Fondazione Cini. Forse sapete che la Fondazione Cini ospita varie raccolte, collezioni molto preziose per la storia del dramma, del teatro e dell'opera. E dunque ricercavo un fascicolo che avevo trovato nel catalogo su una mammoria, cioè c'è questo tipo di spettacolo che viene appunto del 400, molto tipico, caratteristico di Venezia, che è la Momaria, cioè le Momarie, che erano Palazzo e che erano già proto-opere, cioè spettacoli cantati con ballerini, cori, eccetera, e che si recitavano, si cantavano soprattutto in occasione delle visite degli ambasciatori stranieri. E abbiamo ovviamente delle testimonianze molto preziose per la visita di Enrico III di Francia, per l'occasione del suo famosissimo soggiorno a Venezia negli anni 1580. E dunque cercavo un fascicolo di cui avevo sentito parlare sulla descrizione di una di queste momarie a Palazzo Ducale. E dunque chiedo alla responsabile di sala della biblioteca della Fondazione Cini questo fascicolo. Non mi arriva il fascicolo, mi arriva un'altra cosa. E lì tutto comincia. Mi arriva un piccolo testo. Adesso provo a mostrarvi la copertina. Mi arriva questa cosa. Un piccolo fascicolo scritto a mano dell'Ottocento, che è la descrizione di una festa che celebrava il matrimonio di Gian Galeazzo Sforza, duca di Milano, e di Isabella d'Aragona nel 1489. Però la natura come potete vedere, la natura della fonte, dunque manoscritta, a primo occhio sembrava una cosa molto fantasiosa, molto un po' stravagante, senza una vera realtà scientifica, storica, anche perché ho cominciato, aspettando il vero fascicolo che aspettavo per la mia festa del Palazzo Ducale, comunque ho cominciato a leggere questa cosa. Ovviamente mi sono divertito poi a cominciare a leggere, e poi ho notato subito che non poteva essere un testo autentico, perché si parlava di, dunque, questo spettacolo lirico con un'orchestra, e nell'orchestra si parlava di un oboe e di un clarinetto. E tutti sanno che l'oboe e il clarinetto vengono inventati molto, cioè dopo il 400, cioè nella fine del 500 per l'oboe e nel 700 addirittura per il clarinetto. Dunque,
Non poteva essere una cosa seria. Però alla fine di questo piccolo fascicolo che faceva circa 15 pagine, c'era una fonte citata. E la fonte era un saggio di storia dell'opera, firmato da un certo Stefano Arteaga, che era un musicista spagnolo che ha lavorato, è stato attivo a Venezia nella seconda metà del Settecento e ha scritto un saggio sulla storia dell'opera che si intitola Le rivoluzioni dell'opera italiana. E anche questo era un testo abbastanza stravagante e anche nel catalogo della Fondazione Cine, in quello consultato, era più o meno uguale, era ovviamente un libro stampato, e dunque ho visto poi che era una fonte utilizzata da vari studiosi della storia dell'opera nel Settecento. Però diciamo che la descrizione di questa festa della fine 400 non mi sembrava molto seria. Però a sua volta questo Arteaga citava una fonte e questa fonte era la descrizione, era in latino, era di un certo Tristano Calco. Tristano Calco era storiografo di Ludovico il Moro, dunque duca di Milano. E dunque diceva, dava il titolo del libro e dunque purtroppo questo, ho voluto ovviamente consultare questo libro e purtroppo non era la Fondazione Cini il solo esemplare che si possa consultare in Italia e credo il solo nel mondo e alla Biblioteca Ambrosiana. Dovevo per caso andare a Milano perché lavoravo sul nuovo allestimento dei due Foscari di Verdi con Placido Domingo, su cui ero drammaturgo, e dunque ho approfittato di questo soggiorno a Milano per andare all'Ambrosiana, per vedere, dare un'occhiata comunque a questa cosa. E lì, dunque, ho dovuto ricordarmi dei miei studi di latino perché ho studiato come tutti al liceo classico, però. Dunque, ho letto così, e a prima vista mi sembrava una cosa molto molto interessante. Ho chiamato subito un amico latinista. Dunque, ho notato, tra parentesi, che il testo non era mai stato pubblicato e studiato da uno storico in età moderna. E dunque, ho chiamato questo amico latinista. E abbiamo fatto insieme la traduzione di questo testo, che ho pubblicato nel mio libro, e infatti si tratta della prima pubblicazione in assoluto di questa fonte inedita. E questo testo, quando ho capito di cosa si trattava, infatti mi è venuta la pelle d'oca perché era la descrizione del primo spettacolo messo in scena da Leonardo da Vinci. E dunque in poco tempo ho deciso di dedicare più tempo a questo argomento e ho cominciato sì, a studiare, cioè non sapevo ancora se volevo fare un libro perché ovviamente io sono storico, sono cioè, diciamo specialista tra virgolette dell'opera e dell'opera lirica e anche nei miei studi ho studiato molto cioè, la storia della tragedia antica, soprattutto greca. Però ovviamente a prima vista sapevo che Leonardo era.
Rinascimento del teatro nel 400. E dunque ho parlato con varie persone che mi hanno invece incoraggiato a il mio direttore di ricerca, mi ha detto appunto lei ha questo approccio musicale che appunto cioè, è quello di cui abbiamo bisogno, trattandosi di un artista che è piuttosto approcciato da storici d'arte, e dunque lei ha le capacità, e dunque ho dedicato 4 anni della mia vita a queste ricerche. È stato lungo perché cioè, ho cominciato a leggere tutta la letteratura principale su Leonardo, tutti i saggi di Carlo Pedretti, che sono diciamo uno dei più grandi studiosi specialisti di Leonardo in Italia, Carlo Vecce anche, e Charles Nicolle, che secondo me ha scritto la biografia più completa oggi di Leonardo da Vinci, e poi ho deciso ovviamente di fare un lavoro cioè di storico, cioè di partire dalle fonti, le fonti dirette, le fonti di prima mano, perché cioè, ho capito in poche parole che ovviamente come tutti sanno c'è tanta letteratura su Leonardo, e una letteratura, non senza parlare del da Vinci Code, molto fantasiosa, molto stravagante, che non è basata su fonti di prima mano. E molti storici d'arte partono da due fonti che non sono assolutamente di prima mano, che sono il Trattato della Pittura, che è una raccolta fatta da Francesco Melzi, che era un apprendista di Leonardo da Vinci, che a sua volta lui ha dato queste fonti che lui ha raccolto, di cui ha cambiato l'ordine, e non so, non sappiamo in realtà cosa lui abbia scritto e aggiunto, perché non abbiamo una fonte diretta di Leonardo da Vinci. Però comunque questo Trattato della Pittura per i storici d'arte è una fonte considerata come prima, mentre non lo è. E poi ci sono le vite di Vasari, ovviamente, in cui ci sono varie versioni, varie edizioni nel Cinquecento, che parlano a loro volta di Leonardo da Vinci, e sappiamo che è conosciuto Leonardo da Vinci. E dunque queste due fonti, le ho escluse, anche se poi ne ho riparlato e ho parlato dell'approccio di Vasari di Leonardo in quanto musicista. E dunque ho cominciato a fare un lavoro sui codici di Leonardo da Vinci. E, pochi studiosi lavorano direttamente sui codici. Per fortuna, alcuni anni fa c'è un istituto che ha messo online tutti i codici di Leonardo da Vinci, almeno tutti quelli che conosciamo, e dunque ciascuno può divertirsi ad andare su internet, a andare a provare a leggere i codici di Leonardo da Vinci, che come sapete non sono scritti in una maniera normale, però con la scrittura, cioè al contrario, e poi nel linguaggio del 400, e poi nel linguaggio leonardesco, che è un linguaggio molto particolare, infatti sono le fonti molto difficili da studiare direttamente per una persona che non ha studiato in questo momento per anni. Però per fortuna abbiamo due studiosi, un americano e uno italiano, che hanno nell'inizio del Novecento lavorato, cioè dedicato tutta la loro vita ai codici di Leonardo da Vinci. Si tratta di Edmondo Solmi, di cui abbiamo qua in Marciana tutti gli scritti sulle fonti letterarie di Leonardo e tutti i riferimenti che vengono dai codici. E poi c'è Jean-Paul Richter, che ha pubblicato una somma, cioè un grande volume di uno studio di tutti i codici di Leonardo da Vinci. Non sono ovviamente gli soli studiosi che si sono interessati ai codici, però a giorni oggi rimangono le fonti principali, e non c'è una somma che faccia uno studio molto dettagliato e accurato dei codici di Leonardo da Vinci, perché si tratta di 7500 pagine, di 100.000 schizzi, disegni, e dunque è un'opera enorme. E, leggendo la letteratura, dunque, ho capito che c'erano comunque degli articoli pubblicati sugli spettacoli di Leonardo da Vinci.
due storici molto importanti hanno pubblicato questi primi articoli sui spettacoli, tra cui La Festa del Paradiso. Sono André Chastel e Carlo Pedretti. E hanno studiato, poi hanno fatto dei disegni che mostreremo dopo. E dunque, man mano, ho cominciato a ricostituire un calendario delle attività di Leonardo nell'ambito degli spettacoli. E dunque, allora, la prima cosa è che questa fonte che ho trovato indirettamente cioè da Venezia, era diciamo, il primo evento che ha lanciato tutte le produzioni di Leonardo da Vinci in questo ambito dei spettacoli nel suo periodo milanese. Cioè stiamo tra il suo arrivo a Milano nel 1482 e poi quando ha lasciato Milano per Roma all'inizio del 500. Siamo in un ambito molto particolare in cui Ludovico il Moro, che non ha ereditato del titolo duca, perché infatti è solo reggente di Gian Galeazzo Sforza, che è troppo giovane per prendere il potere. Infatti Ludovico il Moro, che non aveva questa legittimità, ha provato man mano, in maniera progressiva, a prendere il potere dal suo nipote, che ha chiuso nella certosa di Pavia e dunque ha cominciato a fare delle dimostrazioni di potere in maniera molto, cioè, con molta ostentazione, per dimostrare che lui solo aveva questa eredità di questo potere, che lui aveva preso a Milano tutta questa ricchezza, continuando, in poche parole, tutta l'opera dei Visconti. E dunque ha cominciato a mettere in scena, diciamo, queste celebrazioni, queste feste di copte che erano le più sontuose, con uno sfarzo che era ancora che superava anche quello che si faceva a Roma, a Milano, Ferrara, Mantova, a Venezia. E ha deciso di festeggiare il matrimonio del suo nipote Gian Galeazzo Sforza con Isabella d'Aragona, con una serie di feste molto impressionanti. E dunque questa rappresentazione di Tortona, che era questo testo che ho trovato, scritto in latino, era una festa che celebrava l'arrivo di Isabella d'Aragona a Tortona. Dunque Tortona era una piccola città sulla strada tra Genova e Milano, perché infatti gli sposi sono stati, cioè il matrimonio è stato celebrato a Napoli, poi gli sposi hanno preso la nave, sono arrivati in barca a Genova, poi sono andati a cavallo verso Milano e hanno fatto una tappa da un amico di Ludovico il Moro, che era Venanzio Porta, e lì Ludovico il Moro ha chiesto a Leonardo da Vinci di celebrare un banchetto. E per celebrare questo banchetto, Leonardo, e questo è descritto nel testo, inventa un automa, che è il primo che lui ha veramente realizzato, perché sappiamo tutti che Leonardo ha fatto tanti disegni di macchine straordinarie, anche cioè aerei, per volare, per anche macchine di guerra, eccetera, però non ha mai realizzato nessuna di queste macchine, non ha mai costruito nessuna di queste invenzioni. Invece ha costruito per i suoi spettacoli delle macchine, tra cui questa prima macchina che è l'automa, e l'automa era come un ritratto di un robot di Leonardo, di Ludovico il Moro, in cui c'era un bambino che cantava una canzone per raccogliere gli ospiti in onore di Gian Galeazzo e di Isabella. E poi dopo questo diciamo, movimento dell'automa, gli ospiti erano invitati a sedersi in una tavola disposta in un quadrato, in cui i domestici portavano i pasti, i piatti con il cibo, eccetera, essendo accompagnati da cantanti e ballerini. E
abbiamo la descrizione di questo testo delle varie figure mitologiche che erano rappresentate, e dunque c'erano Orfeo, Mercurio, ecco, Giasone, Leonardo faceva in modo di legare la storia di ogni personaggio mitologico a ciò che c'era da mangiare, perché c'era ovviamente Atteone con il cinghiale, ecco, con il cervo, queste figure legate al menù, diciamo. E poi, dopo, e la parte ovviamente la più interessante per me, dopo questo banchetto c'era una rappresentazione. E questa rappresentazione metteva in scena un personaggio allegorico che era la fedeltà, dunque che simbolizzava la fedeltà della futura sposa, Isabella d'Aragona, e veniva attaccata da donne che non erano conosciute per la loro fedeltà, cioè Elena, Semiramide, Medea, Cleopatra, e dunque c'era come una l'opposizione tra la fedeltà e questi personaggi mitologici e storici, e tra cui sappiamo che le intervenzioni erano cantate e poi accompagnate da musicisti e da strumenti di musica, tra cui la lira da braccio, di cui vi parlerò dopo. E poi alla fine veniva un coro che era introdotto da un'altra macchina, un'altra invenzione, che era una macchina che faceva scendere un personaggio, che era Mercurio, che portava, diciamo, un coro dal cielo, dunque da una posizione superiore al palcoscenico. Dunque questo Mercurio scendeva sul palcoscenico e faceva entrare un coro di ninfe che liberavano la fedeltà da queste donne che non erano note per la loro fedeltà. E dopo c'era una piccola scena buffa con Sireno per finire su una notte comica. Questo, cioè, può essere considerato come una festa, come una celebrazione, uno spettacolo, non è ancora un'opera lirica, sicuramente, e non possiamo dire che si tratta dell'atto, diciamo, dell'evento di nascita dell'opera, però era una preparazione per Leonardo, perché poi lo spettacolo per cui Leonardo da Vinci viene citato ovunque in Europa e per cui per la prima volta nella sua storia il suo nome viene stampato su un libro, è la Festa del Paradiso. La Festa del Paradiso, dunque, si è svolta all'inizio del 1490, è la festa proprio di celebrazione di questo matrimonio nel Castello Sforzesco a Milano, nella grande sala verde, la sala di ricevimenti e balli del castello. E lì abbiamo invece uno spettacolo di un'altra dimensione. E abbiamo delle fonti molto precise, diciamo, su questo spettacolo, molto dettagliate, che ho pubblicato anche e tradotto nel mio libro, che è una relazione dell'ambasciatore di Ferrara, che si chiamava Giacomo Trotto, e il libretto dell'opera, dei testi che erano cantati, il libretto del poeta di corte, il poeta di Ludovico e Moro, che era Bernardo Belincioni, un grande poeta, uno dei più grandi poeti della seconda metà del 400. E dunque nel libretto, nella relazione di Trotto, abbiamo la descrizione completa di questa celebrazione a cui le delegazioni di tutti paesi d'Europa erano invitati, dunque tutti gli ambasciatori di Francia, di Spagna, d'Inghilterra, anche addirittura c'era una delegazione di Turchia, anche se c'era la guerra tra, diciamo, il sud Italia, cioè Firenze, l'alleanza tra Firenze, Roma e il Regno di Napoli contro queste incursioni che hanno fatto in Turchia a Otranto nel 1481. Dunque 10 anni dopo Ludovico
prova a fare questa alleanza contro i turchi, soprattutto contro, cioè, i suoi vicini di Firenze, Roma e Napoli. E dunque descrive l'ingresso di ciascuna di queste delegazioni. Si saliva, non so, forse siete già andati al castello Sorsestro, in quella sala è tutta la mia cambiata, c'è questa scala che è la scala dei cavalli. Dunque tutti salivano a cavalli, le delegazioni arrivavano e i ballerini di ogni delegazione avevano preparato delle coreografie con una musica, e c'era dunque questo grande ballo delle nazioni per introdurre la rappresentazione. Dopodiché, dopo tutti questi, questo, diciamo, introduzione molto ballata, molto, c'è anche la descrizione di tutti i costumi che erano molto gustosi, con delle pietre preziose, oro, argento, delle cose inedite anche per l'epoca. E dopo questo l'ambasciatore di Ferrara, come tutto il pubblico e tutti gli ambasciatori, infatti non è la sola fonte dello spettacolo, sono stati molto impressionati di ciò che è successo. Cosa è successo? Si sono seduti e c'era una tenda, una grande tenda, e viene tirato un colpo di archibugio, cioè archibugio, un colpo di pistola, cioè la pistola dell'epoca, e cade questa tenda, dunque che era di satino, era una, cioè di seta blu, e cadeva, e lì il pubblico viene molto impressionato da ciò che vede una scenografia completamente inedita nella storia. Leonardo aveva costruito una semisfera, dunque come la metà di un enorme globo che faceva tutta la larghezza della sala, in cui aveva incluso delle nicchie, delle mandorle per installare i cantanti che cantavano i personaggi allegorici dei sette pianeti. In cima a questo dispositivo, dunque nel fondo c'erano delle stelle dorate e c'era anche tutto un dispositivo inedito di luce, di luci di colore, perché Leonardo aveva inventato queste lampe a olio con una doppia parete in cui faceva scendere un liquido di colore, e così faceva le prime luci di colore della storia. E ci sono tutte queste descrizioni, poi, cioè, se cominciava a dettagliare, tutto questo è nel testo, che fa 15 pagine, è scritto piccolo, è molto dettagliato. E poi in cima a questa semisfera c'era Giove, e Leonardo aveva riutilizzato la stessa macchina che aveva utilizzato per la rappresentazione di Tortona, per poter fare scendere e salire Mercurio. E abbiamo un intreccio, non è solo così una messa in scena di personaggi allegorici, c'è una vera storia di questi scambi tra Isabella d'Aragona, a cui Mercurio veniva per portare tutte le notizie da Giove, per dire tutti i doni che Giove aveva fatto a questa bellissima donna, e che ne faceva la sposa la più onorata della sua epoca. E sappiamo che tutto ciò era cantato, ballato, e che c'era un'orchestra. Addirittura Trotto, l'ambasciatore, ci descrive tutti gli strumenti dell'orchestra, e ecco, abbiamo già qualcosa che assomiglia ancora di più a un'opera. Però la storia non è finita, perché 6 anni dopo viene messa in scena Dannae. Sempre nella corte di Ludovico il Moro, Ludovico aveva come amico e sostenitore essenziale anche a livello militare Gianfrancesco Sansovino. E dunque Sansovino erano una famiglia molto importante nella corte
di Milano, e Santorino ha accolto nel suo palazzo una rappresentazione in onore di Ludovico il Moro e del suo matrimonio, con una, non mi ricordo il nome, però comunque la famiglia d'Este, comunque di Ferrara, e dunque lì hanno messo in scena la Dannae. E lì con la Dannae abbiamo veramente un'opera, perché abbiamo uno spettacolo di cui abbiamo il libretto, che ho pubblicato e tradotto anche nel mio libro, il Badassare Taccone, che era l'altro grande poeta di corte di Ludovico il Moro, e lì ci racconta questa storia di Dannae su 5 atti, con 4 intermezzi, che permette a Leonardo di, ancora una volta, inventare un dispositivo scenografico molto impressionante, con una scena in prospettiva centrale, e sapete nella storia di Dannae che c'è questa famosa scena finale della pioggia d'oro, e dunque tutti hanno parlato poi per anni della famosa pioggia d'oro messa in scena da Leonardo da Vinci. E la cosa molto per noi studiosi dell'opera, che è inedita, molto importante, è che Taccone nel libretto descrive tutti i passaggi che sono recitati e cantati come arie, e parla anche di lamenti. Abbiamo allo stesso tempo una lettera di Poliziano a Picco della Mirandola, che descrive una cosa che non la Dannae, però una cosa che si è fatta nello stesso periodo, in cui descrive cosa era un recitativo, dunque questa maniera, questo recitare cantando, che per i musicologi sarà datato più della fine 500, inizio 600, questa sprezzatura che fa modulare il canto rispetto alla musica naturale di ogni parola e rispetto agli affetti. E questo è una cosa inedita, e non c'è migliore definizione anche dal greco barocco dell'opera, che uno spettacolo in 5 atti ha un argomento profano cantato dall'inizio alla fine, con dei solisti, con dei cori, con dei ballerini, con dei balli e un'orchestra. E per la prima volta, invece di ciò che aveva fatto nella rappresentazione di Tortona e nella Festa del Paradiso, Leonardo nasconde l'orchestra dietro al dispositivo scenografico, che c'è una maniera di approccio dell'orchestra che è quello che conosciamo oggi all'opera, dove l'orchestra è anche nascosta. E dunque si tratta lì con la Dannae, possiamo parlare veramente di un'opera. Alcuni anni dopo c'è il quarto spettacolo di Leonardo da Vinci, che forse è il più famoso, infatti Pedretti e Chastel l'hanno già pubblicato anni fa articoli molto precisi su questo, e la messa in scena dell'Orfeo, l'Orfeo di Poliziano, che Poliziano aveva scritto per i Gonzaga a Mantova nel 1480, in cui rimetteva al gusto, riportava di moda questo argomento di Orfeo, che era molto importante e molto, come dire, un simbolo evidente del potere della musica attraverso il canto, dove Poliziano aveva riportato tutto questo sapere che veniva dall'antichità e che viene trasformato da Leonardo da Vinci in una vera opera, perché costruisce ancora lì delle scene pazzesche che includono una collina in centro al palcoscenico, che è come una piccola montagna che si gira, dunque con un dispositivo di macchine che facevano girare il palcoscenico per aprire una grotta che simbolizzava gli inferni, da cui una bottola faceva uscire Plutone, e lì Orfeo scendeva per cantare
suoi famosi lamenti a Puntone per convincerlo di aprirgli gli inferni e di far risalire Euridice. Dopodiché c'è una descrizione della bacanale finale di Poliziano che Leonardo ha messo in scena, di cui infatti avete qua nelle gallerie dell'Accademia un disegno. Ah, ovviamente non funziona. Sì. È quello che stiamo vedendo? Sì, è questo che dunque è la copertina del mio libro, che è questa bacanale finale delle danze delle vacanti. Ecco, in poche parole, ciò che ho scoperto e che ho potuto approfondire grazie alla letteratura e allo studio dei codici che ho potuto fare. Dopo questo, ovviamente, ho dovuto fare approfondimenti e approfondire bene questo argomento e fare uno studio storiografico, perché infatti la prima domanda che tutti fanno è: dove la musica? Cos'era questa musica? E la musica non c'è. E dunque, ovviamente, è il motivo principale per cui questo argomento non è stato valutato a suo, cioè come lo meritava, dagli studiosi. Perché i musicologi hanno considerato che, siccome non c'erano gli spartiti, non si poteva considerare che erano veramente opere. Invece, gli storici d'arte non hanno saputo rimettere questi eventi in un contesto che, cioè, ci fa dire che si tratta di eventi completamente inediti nella storia della musica, perché non avevano questo approccio del contesto musicale dell'opera, che ci faceva notare che era una rivoluzione. Era veramente una cosa che cambiava, faceva girare una pagina della storia della musica. E poi, dunque, ho approfondito anche con altre persone che hanno già tentato una ricostituzione della fabula di Orfeo, cui Francis Ligi, che è un bravissimo studioso, direttore d'orchestra, direttore del Conservatorio di Ginevra, e anche altri, hanno anche pubblicato delle registrazioni perché hanno provato a spiegare a tutti che questa musica non era scritta, era improvvisata. E infatti non si può considerare che non si tratta di opera, perché la musica era improvvisata. La musica era dunque fatta di queste arie che erano normalizzate, codificate per poter essere sovrapposte a dei testi che a loro volta erano normalizzati, codificati per poter andare insieme. Cioè, nella Danae, la festa del paradiso, e anche per una gran parte dell'Orfeo, si tratta di ottava rima, cioè di otto versi, ciascuno di 11 sillabi, di cui sappiamo ancora oggi che è un formato che è utilizzato da cantanti popolari e altri, perché sono delle musiche che tutti conoscono a memoria e su cui possiamo sovrapporre dei testi che hanno la stessa forma. Cioè, c'è un processo di cantare con questa intonazione sillabica che fa che, se abbiamo già l'esperienza di suonare, di conoscere bene questi canti, possiamo utilizzarli su qualsiasi testo. Infatti è anche una cosa che si faceva tanto all'opera del Settecento, nelle opere serie, su quelle di Handel, di tutti questi compositori, anche Vivaldi, utilizzavano la stessa musica per dei testi diversi. E infatti è la cosa che si faceva già all'epoca. Però poi, approfondendo l'argomento anche Leonardo da Vinci musicista, che è un argomento molto ricco, dunque ho notato che ci sono varie testimonianze, dirette e indirette, che dicevano che Leonardo era il più grande suonatore di lira da braccio del suo tempo. La lira da braccio era questo strumento polifonico, come una
immagini che posso mostrarvi. Dunque, è uno strumento inventato nel 400 che vediamo un po' dappertutto nella pittura del 400 e lì all'Accademia ci sono alcune, che ho pubblicato nel mio libro d'arte sulla musica a Venezia. Ci sono anche, cioè, ad esempio, nel Bellini di San Zaccaria, cioè a Venezia ci sono tanti strumenti suonati dagli angeli per la rappresentazione della Vergine. Dunque, questo strumento era un'invenzione del 400, uno strumento a 7 corde, potete vedere 5 corde che erano suonate con l'arco, con un cavaletto che era piatto, che permetteva di suonare le 5 corde in maniera simultanea, così era uno strumento polifonico. E poi ci sono due bordoni, due corde più lunghe e più basse, e che creano una risonanza in simpatia, si dice, con le altre corde suonate con l'arco. E questo strumento è uno strumento molto importante nel 400 perché è il simbolo del ritorno all'arte di Orfeo. Il progetto era di ricreare lo strumento che suonava Orfeo. Perché 7 corde? Perché sono i 7 pianeti, quelli della festa del paradiso, e i 7 pianeti ovviamente che sono un riferimento costante per Dante, della Divina Commedia, poi tutta la letteratura degli umanisti, che tra l'altro possono essere anche messi in parallelo con queste teorie che vengono non dall'arte profana, però religiosa, perché il numero 7 è anche quello dei peccati capitali e anche delle virtù corrispondenti, e sono i 7 giorni della creazione. E dunque tutta questa simbolizzazione viene riassunta da questo strumento che viene creato per inventare una nuova forma di canto che viene dall'arte dei trovatori, perché si tratta comunque di musica profana e che i cantanti cantavano accompagnandosi loro stessi con lo strumento. E infatti abbiamo i nomi di questi, sono le star della musica dell'epoca. Era una questa improvvisazione di cui parlavo prima, dunque, che faceva che questi cantanti suonavano per accompagnarsi direttamente loro stessi, era una virtuosità, una maniera di virtuosità che veniva sviluppata delle forme molto raffinate, sofisticate, e che, di cui possiamo dire che siamo veramente al cuore, all'origine di ciò che è l'opera, del recitare cantando e di queste cose. E infatti ci sono tante testimonianze che poi Vasari riprende, che dicono che Leonardo era innanzitutto, anche prima di un pittore, di un musicista. E Vasari dice che lui, Leonardo, era ancora più bravo nella pratica di questo strumento che Baccio Ugolini, che ha creato il ruolo dell'Orfeo, di cui tutti parlavano in Italia all'epoca, o Atalante di Iorotti, che era un'altra superstar molto ricercata da tutti i principi dell'Italia all'epoca. E infatti questa arte nuova, che viene dai trovatori, però che nasce anche dall'umanesimo, perché si appoggia sul ritorno dei riferimenti antichi, profani, non si tratta più del dolce stile nuovo di Petrarca e di trovatori, questi affetti che vengono dall'amore umano, però si tratta anche di ridare una vita al teatro antico e dunque di rimettere in scena tutti questi personaggi mitologici attraverso l'utilizzo di questa lira, che era anche il simbolo del neoplatonismo, e dunque tutta la Galena di Careggi, ovviamente Marsilio Ficino, era tutti
c'era che era un grande suonatore di questa lira d'abbraccio, e c'è tutta anche una, come dire, tutto un universo di pensiero filosofico dietro a questo strumento. Infatti è l'argomento della mia tesi di dottorato, e forse avremo altre occasioni, non voglio entrare troppo in questo argomento perché poi non si finisce di parlare dell'influenza del neoplatonismo su tutta l'arte del suo tempo, sulla nascita dell'opera e poi su tutta l'opera di Leonardo in generale, che era riuscito a concretizzare questo sincretismo inedito tra Platone e Aristotele. Dunque, perché i musicologi non hanno parlato di questo? Anche per un altro motivo: c'è un libro che è uscito negli anni '80 del conservatore del Metropolitan Museum of Arts in New York, Emmanuel Wintanis, che ha pubblicato un saggio famoso che si intitola Leonardo musicista. E purtroppo ha completamente mancato, perché non aveva le fonti dirette di cui parlo e che ho pubblicato e tradotto nel mio libro, ha completamente mancato questo argomento di Leonardo, inventore degli spettacoli lirici. Si contenta solo di fare uno studio degli schizzi, delle invenzioni di Leonardo nell'ambito degli strumenti di musica e dell'acustica. Soprattutto c'è la metà del libro che è dedicata alla viola organistica, però manca completamente questo. Purtroppo questo libro è rimasto come un riferimento per i musicologi, che non hanno saputo valutare quanto l'argomento Leonardo da Vinci musicista superava decisamente il lavoro di Wintanis. Ecco, a me verrebbe così spontanea una domanda, no? Perché è stato molto affascinante il percorso che ci ha fatto fare proprio all'interno dell'approccio di Leonardo verso l'opera. Ecco, è molto affascinante il fatto che uno comincia una ricerca così da un caso. Questo succede tra l'altro spesso per chi si occupa di ricerca. Qual è l'apporto, la specificità di Leonardo di questa preopera e anche rispetto agli altri suoi contemporanei? Qual è il suo apporto interessante, nuovo o non nuovo, se c'è qualcosa, qualche elemento? Questa è la curiosità che mi verrebbe. Infatti il primo capitolo del mio libro è un capitolo non dedicato alla musica o ai libretti o a ciò che potremmo aspettare da uno studio dell'opera, è un capitolo sulla prospettiva, perché in realtà il teatro o l'opera, possiamo chiamarlo come vogliamo, perché il rinascimento del teatro nel 400 si fa sempre con musica. Dunque, o è cantato dall'inizio alla fine, o comunque c'è musica. Dunque, ecco, il teatro viene dalla volontà di tornare alla tragedia antica. La Chiesa ha cancellato questa tradizione teatrale per mille anni. In Occidente non c'è stato teatro altro che rappresentazioni religiose, sacre rappresentazioni. Durante mille anni il teatro non era permesso. E dunque sappiamo oggi ovviamente la ricchezza dell'importanza del teatro nella cultura greca e latina. Infatti, man mano, Alberti, Brunelleschi, Landino, Argipulos, tutti questi umanisti che hanno inventato il Rinascimento, vanno a rileggere Vitruvio, trovano in Vitruvio tutto questo capitolo sul teatro, e il teatro parte da un luogo. Per questo motivo sono partito dalla prospettiva. Il 400 è anche il grande secolo della prospettiva, come sappiamo. E c'è una caratteristica dell'opera di Leonardo, in generale, tutta la sua opera, e l'ossessione per il movimento. Leonardo
conosciuto e studiato, approcciato dagli storici d'arte come un pittore. Oggi in Italia, quando si parla di Leonardo, parliamo della pittura. Leonardo in tutta la sua vita ha dipinto solo 20 opere. Invece ha scritto 7500 pagine di codici con 100.000 schizzi e disegni. Questa è la sua vera opera. Però possiamo vedere comunque nei quadri, e questo cioè non sono il primo da dirlo, è il discorso continuo di tutti gli storici d'arte, il movimento attraverso varie cose, una conoscenza assoluta della prospettiva, che non piace, cioè nel senso, era una moda dell'epoca, la prospettiva lineare centrale. Dunque posso anche mostrare alcuni esempi. Purtroppo non entro il dispositivo. Boh, ovviamente ci sono gli esempi delle città ideali. Tra l'altro ci sono tanti studiosi che sostengono che si trattano di disegni per scene di teatro, perché non ci sono personaggi. E dunque è come una tela di fondo di teatro. Ecco, Leonardo ci mostra, poi dopo, se abbiamo il tempo, vi mostrerò tutti i disegni delle scene di Leonardo. Ci dimostra, questo è uno dei disegni per Danae. Dunque vediamo in alto la scena con una perfetta conoscenza di Leonardo della prospettiva lineare centrale. Però, parentesi, si tratta del primo disegno nella storia di una scena di questo tipo. Dunque la prima scena in prospettiva è nel codice Arundel di Leonardo da Vinci. Però Leonardo considera questa prospettiva solo come un medium, cioè una moda, e non interessa, perché la cosa che interessa è di confrontare, di fare contrastare questa immobilità, questa linearità della prospettiva con il movimento, e dunque di fare muoversi i personaggi cantanti su queste scene in movimento. Infatti lo spettacolo di Leonardo da Vinci è la maniera di mettere in movimento le pitture. E dunque nei suoi quadri che Leonardo aveva una conoscenza perfetta di questa prospettiva, anche nella adorazione, questo è uno studio molto famoso della adorazione delle immagini. Poi c'è ovviamente il cinefilo, dunque conosceva questo. Però dice e scrive nei suoi codici che la prospettiva è sia il timone e il freno della pittura. È solo un metodo, una maniera, una cosa che è quasi aneddotica, perché la prima cosa da creare per Leonardo è il movimento. Per questo motivo teorizza la prospettiva aerea, dunque questa maniera con un utilizzo molto particolare dei colori di suggerire la distanza, dunque, e lo scrive in maniera molto, molto chiara, e possiamo vedere in tutte le sue opere, anche nella Gioconda, si vede che appunto ha un approccio delle distanze, perché alla fine la prospettiva non è solo una prospettiva lineare, è l'approccio delle distanze. Dunque questa cosa attraverso i colori e anche lo sfumato, perché infatti di rendere i contorni delle figure umane così poco precisi suggerisce il movimento. E infatti tutti dicono, quando passiamo di fronte alla Gioconda, abbiamo l'impressione anche che lo sguardo ci segue, no? Cioè, nei quadri di Leonardo da Vinci, se li guardiamo in maniera attenta, vediamo che abbiamo l'impressione quasi di ologrammi, cioè di personaggi, di figure che sono in movimento. E infatti teorizza anche il chiaroscuro, che Leonardo è il vero inventore del chiaroscuro, le mani Caravaggio, e queste tecniche sono delle tecniche che vengono dal suo approccio della prospettiva, perché la prospettiva deve essere una maniera di mostrare il movimento in uno spazio con le distanze, un approccio delle distanze. E infatti questo approccio che
caratteristico del Rinascimento si fa parallelamente a ciò di cui parlavo prima, cioè uno studio nuovo delle fonti dell'epoca antica, dunque greca e romana, in cui si capisce che il teatro non era assolutamente un luogo dove volevamo ricreare la realtà quotidiana, però creare uno spazio rituale. E infatti c'è anche questo pensiero filosofico, e che sto, su cui sto lavorando, perché sto preparando il mio prossimo spettacolo, che sarà un nuovo allestimento della Fedra di Seneca, creata nel primo secolo a Roma, in cui vediamo che, tutti sanno, lo ricordo in alcune parole, però la tragedia greca, il teatro antico, viene dalla volontà di fare incarnare da un personaggio una colpa. Questa colpa è la colpa di una comunità, e questo personaggio che porta la colpa della comunità, dunque del pubblico, viene a soffrire e a essere punito, e in questo modo purifica lui stesso e il pubblico di questa colpa. È il processo della catarsis teorizzato da Aristotele. E questa cosa si fa sia nella cultura greca sia in quella latina in un ambito religioso. E dunque abbiamo il teatro e un oggetto religioso. Però si tratta ovviamente nell'approccio degli umanisti del 400 di la mitologia è un approccio non religioso, però più mitologico, più di storici, un approccio storico. E dunque però si tiene questa idea che comunque il teatro viene da una certa idea di cosa è il luogo del teatro. Per questo motivo Leonardo da Vinci inventa, oltre alle sue macchine sontuose, molto impressionanti, sofisticate, due cose centrali che sono la vera rivoluzione del teatro moderno: il sipario, che esisteva nel teatro romano. Dunque, queste due cose, lui ha capito per la prima volta in età moderna che il teatro, il palcoscenico, deve avere la sua propria esistenza, che passa poi da un approccio del tempo, dello spazio, poi c'è ovviamente tutta questa, come dire, teorizzazione delle regole, delle tre unità di tempo, di spazio, eccetera. E questo teatro viene, ancora una volta, dalla tragedia antica, e Leonardo per la prima volta riporta in età moderna questo concetto del palcoscenico moderno attraverso poca scena e sipario. E lo trova citato nelle fonti o ci torna di sua iniziativa? Allora, no, io parlo solo delle fonti. No, lei sì, no, Leonardo, io sto recuperando dalla lettura delle fonti. Non avevo capito, scusi. Sì, allora, c'erano varie fonti. Dunque, la fonte che... Per Leonardo, sì, allora, sempre, ho fatto, ho anche pubblicato uno studio della sua biblioteca, per partire appunto dalle fonti di Leonardo. Sapevamo che lui aveva il Vitruvio, dunque aveva tutto il trattato dell'architettura, che tra l'altro era stato ripubblicato da Lerti, che aveva a sua volta pubblicato un De Architettura, e che poi sarà ripubblicato da Pellegrino Bresciano, da Servio, da tutti questi grandi architetti del Rinascimento. E poi aveva Plinio, e in Plinio c'è, fa parte delle illustrazioni che ho pubblicato nel mio libro, c'è un teatro nella forma romana antica, e Leonardo a sua volta ha fatto questo disegno. E dunque sapeva benissimo, sa che nel confine dell'orchestra, nel teatro romano, c'è un buco per fare salire il sipario. Cioè, lo vediamo molto bene oggi al teatro di Vienna, non la Vienna in Austria, però la Vienna vicino a Lione. E,
E poi c'è tutto questo sapere di cosa è lo spaccio, ovviamente la parete di fondo, che è un'invenzione principale del teatro romano, e tutte queste cose che Leonardo sapeva. Però c'è una cosa affascinante del lavoro di Leonardo, che dopo la Danaide con l'Orfeo decide di abbandonare questa prospettiva lineare, perché non era assolutamente in accordo con il suo approccio del movimento. C'è un testo famoso di Leonardo in cui lui denuncia la prospettiva centrale, perché dice: la prospettiva è giusta solo da un punto che è di fronte al quadro, però se si sposta un po' verso il lato, tutta la prospettiva non è più giusta, e dunque è una cosa che non funziona. Solo l'anamorfosi, cioè, fa un approccio che permette di approcciare la prospettiva dal lato e non da questa cosa che poi chiamavano nel Cinquecento l'occhio del principe, perché c'era solo un posto nel teatro, poi con i teatri di Sernio, di Palladio, il Teatro Olimpico, ovviamente è uno dei, o quelli di Savionetta, o anche, cioè, tutti i teatri che conosciamo che vogliono ricreare questo teatro romano, c'è solo un posto nel teatro, quello del principe, da dove la prospettiva è perfetta, perché se lei è seduto sul lato, tutta la prospettiva non funziona. Infatti Leonardo ha denunciato questo e ha detto che il teatro non va bene, perché il teatro deve essere il luogo del movimento. Velocemente, perché l'argomento è interessantissimo e ho voluto essere con voi questa sera proprio perché appena ho letto il titolo ho detto eh sì, è così, cioè è vero, la sua ipotesi molto affascinante mi trova completamente d'accordo, e bisogna poi stupirsi, come dice lei, quando le cose poi le persone le vedono, le colgono, che prima non siano state colte. Però lasciatemi dire una, se Giulio lo consente, una difesa a proposito di storici dell'arte, perché nella mostra che abbiamo fatto qui alle Gallerie nel 2013 un'intera sezione era dedicata a Leonardo scenografo. Non abbiamo fatto il passo successivo, certo, il limite degli storici dell'arte, quindi va benissimo questa integrazione di saperi diversi, questa comunione di intenti. Una cosa velocemente è che il disegno delle gallerie che lei mette in copertina, è, che è uno dei disegni più belli delle gallerie, è molto piccolo, credo che lei abbia visto un frammento quasi, non possiamo collegare un Orfeo. Cioè, Pedretti aveva provato questa ipotesi, però poi lui stesso l'ha smentita. Tra parentesi, nel 2019 hanno messo in scena l'Orfeo nella una delle grandi mostre delle celebrazioni. Sì, ci sono stati tanti allestimenti dell'Orfeo, poi ci sono delle sì. Ecco, quindi queste sono tutte cose. Anche a Radio Monk, appunto, quando sono cose molto note. Sì. E quella di Tortona, no, anzi, volevo chiedere l'anno. 1489, perché era due mesi prima della festa della... No, due mesi, perché era nel dicembre. Sì, perché l'anno, sì, è stata l'anno, ma sono due mesi prima. Perfetto, grazie. Allora, non è possibile, non viene nelle storie dell'arte considerato il collegato all'Orfeo, perché è un disegno stilisticamente tardo. È un disegno che Leonardo fa quando va in Francia, come lei ben saprà, riprende gli spettacoli, perché la sua grande fortuna è stata di trovarsi alla corte degli Sforzi e degli Sforza, in questo ambiente milanese, quindi l'ambiente musicale molto attivo e molto festoso milanese, perché se fosse rimasto a Firenze tutto questo noi non lo avremmo avuto. Poi riprende l'attività di scenografo e di operista, adesso dobbiamo dire, possiamo dirlo, in Francia, e quando anche disegna i costumi. Certo. Lei ha fatto vedere prima un disegno di Windsor, che poi magari lo fa vedere se interessa al pubblico, e il disegno delle gallerie di quell'epoca. Sì. Il disegno delle gallerie di quell'epoca, cioè nel 1518-19, allora, come sa, quando Leonardo in Francia disegna i costumi,
come disegni ci sono rimasti solo i costumi. Sì, sì, allora, l'allestimento... Non può essere l'Orfeo del 1990. Ah, no, 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 ma non ho detto questo, signora. No, ah, perché... non ho capito male. Sì, infatti, no, perché l'Orfeo è stato creato da Poliziano nel 1480, però Leonardo, e infatti ci dedico tutto un capitolo del mio libro, lo riprende per Charles d'Amboise a Milano, che era governatore di Milano, nel 1506. E dunque 3 anni prima della sua morte, dunque nel 1506 c'è questo allestimento dell'Orfeo, che poi, appunto, come lo dice molto giustamente, Leonardo, quando va in Francia, porta i suoi spettacoli. Sì, porta e lo rifà, però resta comunque il fatto che il disegno delle gallerie non può essere datato 506, va datato 10 anni dopo. Stilisticamente parlando, da storici dell'arte. Grazie, grazie. E... no, ma poi ne possiamo riparlare. No, è anche molto interessante perché appunto abbiamo delle testimonianze che ci dicono che Leonardo riprende questi spettacoli perché riprende l'automa, diciamo il leone, sai? Il leone che anche chi apre, che fa uscire il giglio, eccetera. E dunque, e perché non avrebbe ripreso l'Orfeo? In Francia, l'Orfeo essendo ricreato per il governatore di Francia a Milano, Charles d'Amboise. Sì. E non sarebbe, cioè, possiamo anche pensare che Charles d'Amboise abbia parlato di questa cosa meravigliosa a François Ier. Sì, questo si può riflettere, forse. Perché questo è una. Comunque, non importa, cioè nel senso è un dettaglio, però volevo, sì, mostrare, no? Volevo mostrare questo disegno perché invece questo disegno, come lo sa benissimo, è abbastanza inedito anche nello stile, nell'approccio del movimento di queste ballerine, certo, in questa baccanale che illustra chiaramente ciò che Leonardo, certo, ha portato anche appunto all'approccio di Orfeo e dei baccanti attraverso questo disegno. Questo disegno parla molto molto bene, secondo me, di ciò che può essere una baccanale. La ringrazio e lascio il microfono al pubblico. Grazie mille, buonasera. Grazie a lei. Cioè, sono stato troppo lungo e poi ho detto solo la metà di ciò che volevo dire. Anche perché ho 60 registrazioni adesso. Allora, posso mostrarvi però alcune di loro, che questo è un disegno di Raimondo, che è un disegno dell'inizio del 500, che è conservato al Museo di Cleveland, negli Stati Uniti, che sarebbe Leonardo suonando la lira d'arancio in Orfeo. E infatti ho letto gli articoli pubblicati sull'argomento e tutti dicono che infatti potrebbe benissimo essere veramente, veramente questo. E questo no, ne parlo perché è una cosa recente, cioè è stato pubblicato questo disegno credo 5-6 anni fa. Il maggior specialista, adesso ho dimenticato il nome, negli Stati Uniti ha affermato che si trattava di Leonardo. Questi sono i disegni per le scene, dunque le scene dell'Orfeo. Dunque possiamo vedere. Sì, vediamo, cioè in basso a sinistra la montagna che si apre, però si vede meglio sulla sì, la prossima si vede meglio, c'è una grotta. Sì. Ecco. E poi nei schizzi di sopra mostra tutto le macchine per. Che sono macchine idrauliche per fare girare il palcoscenico. Tante cose, poi non voglio assommarmi perché come fare una scelta? Ci sono... Ah, questo è una fonte molto...
interessante perché ci dimostra che Leonardo sapeva scrivere la musica, comunque poteva anche comporre, e questo è un rebus in cui si è divertito a, ecco, attraverso le note a assimilare a delle parole, a fare una frase. Dunque, amor, la, sol, mi, fa, sol, la, mi, fa, sollecitare. Cioè, no, allora, amor, sol, la, mi, fa, rimirar, sol, la, mi, fa, sollecitare. Cioè, in italiano moderno sarebbe solo l'amore mi fa rivedere, solo l'amore mi esalta. E abbiamo vari rebus così musicali di Leonardo. Questo è una fonte che ho trovato in un trattato di almanacchia alchimia, un almanacco di alchimia, sarebbe piuttosto così. Del 500, in cui vediamo quasi l'applicazione perfetta della scena della festa del paradiso, come c'è descritta da Trotto, dunque 1490. Poi volevo parlarvi anche di Lorenzo, perché questo lavoro su Leonardo mi ha fatto ovviamente leggere tanta letteratura dell'epoca, dunque Pulci, che ho devorato, ricordando Pulci perché era un amico di Leonardo, Borchiello, tutti questi autori iconici, pazzeschi, poi ovviamente Poliziano, Ficino, e poi Lorenzo, perché infatti il rapporto tra Lorenzo e Leonardo è molto interessante, sappiamo che erano molto legati, però ecco, tutti i biografi di Leonardo spiegano che Lorenzo ha dovuto separarsi di Leonardo per colpa di questo affare, di cosiddetta affare della sodomia, cioè del fatto che Leonardo è stato preso in, come dire, nel flagrant délit con un ragazzo a Firenze, e questo, e dunque c'è stato una causa, un processo, ovviamente, in cui Leonardo ha rischiato tanto, e una cosa veramente celebre e famosa all'epoca, che ha fatto che Leonardo ha dovuto lasciare Firenze. Infatti perché? Perché era con un ragazzo che era padre di Lorenzo de' Medici, Tornabuoni. E dunque, ecco, poi è vero anche che Leonardo aveva questa reputazione di essere molto in ritardo sempre nei suoi affreschi, pitture, eccetera, e proprio per questo motivo nel 1481, quando per fare la pace con il Papa Sisto IV, Lorenzo chiama Botticelli, Perugino, Ghirlandaio e Signorelli per fare queste famose pitture per la Cappella Sistina, dunque anni prima di Michelangelo, tutte quelle che possiamo vedere anche oggi, non ha chiamato Leonardo, avrebbe dovuto farlo, però non l'ha fatto per questo motivo preciso, e per questo motivo preciso ha introdotto Leonardo al Dorico e Moro con queste due offerte, una, dunque Leonardo portando una lira d'argento in argento che lui aveva costruito, dunque in quanto musicista, compositore, per questo motivo poi Ludovico lo utilizza per questi spettacoli musicali, e poi in quanto ingegnere militare, e dunque da lì tutte le macchine militari per Ludovico il Moro. Però Lorenzo, io ho una passione per il neoplatonismo, per l'orfismo e l'argomento dell'ignanza di dottorato, e dunque sono molto affezionato alla figura di Marsilio Ficino, e Lorenzo era molto legato a Ficino, e il neoplatonismo prende una forma molto particolare nella sua poesia, e ho notato che queste poesie di Lorenzo de' Medici, dunque Lorenzo ha passato tutta la sua vita a scrivere, voleva essere scrittore, non voleva assolutamente essere l'uomo che è stato, un uomo di Stato, e dunque ha scritto un'opera scritta immensa, in cui ha scritto delle commedie, dei testi satirici, dei testi di filosofia, dei testi religiosi,
e mi sono innamorato di un testo di Lorenzo De Medici che vi consiglio, che purtroppo esiste solo in edizione italiana, non è stato tradotto in nessuna lingua straniera, Il commento dei miei sonetti, che è l'apice secondo me della sua opera filosofica, è una meraviglia. Ho voluto tradurre questo commento dei miei sonetti, l'ho proposto a questa editrice in Francia e lei all'inizio mi ha detto di sì e poi dopo mi ha detto no, non è abbastanza grande pubblico, invece sai che l'opera poetica di Lorenzo De Medici non è tradotta in francese, cioè nulla, c'erano alcune cose, però non c'è un'antologia di poesie di Lorenzo De Medici tradotta in francese. E dunque mi ha detto, vedremo dopo per il commento dei miei sonetti, innanzitutto fammi un'antologia. E dunque ho avuto questo piacere e veramente una gioia pura di tradurre dall'italiano toscano volgare del 400 di Lorenzo De Medici in francese queste poesie, però vedo che è già tardi, dunque non lo so, forse una prossima volta faremo un'altra puntata con le poesie di Lorenzo il Magnifico. Io ringrazio tantissimo veramente. Grazie, grazie a lei. Per queste. Io sarei felice di avere un momento di scambio con voi se avete delle domande o delle osservazioni, come quella della signora che è andata via, che era molto interessante, non sapevo di queste cose della datazione, che Pedrizzi aveva cambiato argomento, comunque molto interessante. Qualcuno sì? Vuole? Ah no. Cos'è questo rumore? Un antifurto. Ah. Un'antintrusione. Ho parlato troppo. Anche lei è stato talmente profondo nelle sue descrizioni. Non ho sentito. No, è stato talmente profondo nelle sue descrizioni che è molto difficile intervenire. Nessuna domanda. Spero di non essere stato troppo lungo. È confuso, comunque si tratta di un argomento che non è facile da riassumere per questo motivo il libro è abbastanza lungo. Bene, allora vi ringraziamo tanto e buona serata, grazie ancora. Grazie. Soprattutto seguita un filo molto chiaro, per cui io non mi sono permesso di mettermi perché vedevo che era molto chiaro a lei il fatto che stava seguendo. Non è facile, poi in italiano l'ho fatto io.